Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occuperemo di sincronizzare il Fatherport 16 Production Controller della Presonus con Cubase 8 o 9. Gli stessi setup dovrebbero funzionare anche su versioni precedenti. Innanzitutto accendiamo il Fatherport tenendo premuti i pulsanti Select del canale 1 e 2 per entrare nella modalità di setup. Selezioniamo il terzo, che in questo caso fa riferimento a Cubase, e facciamo Exit. Lanciamo ora una song di Cubase ed iniziamo il setup. Una volta lanciata la song andiamo su Devices, Device Setup, e nella sezione Remote Devices aggiungiamo il Mackie Control. Dovremo aggiungere due controlli Mackie perché normalmente fa riferimento soltanto ad 8 fader. Quindi aggiungiamo il primo Mackie Control, selezioneremo MIDI input e output sulla porta 1 entrambi, aggiungiamo un secondo Mackie Control che andremo a configurare come Presonus Fatherport 16 porta 2 sia nel MIDI in che nel MIDI out. Clicchiamo su Applica, ok, ed ora il nostro device è sincronizzato con il protocollo Mackie su Cubase. Ricordiamoci che alcuni parametri non saranno rispettati, quindi non troveremo gli stessi parametri riferiti ai pulsanti del Presonus Fatherport, perché il Mackie Control lavora in questo modo, per cui è compatibile con la maggior parte dei controllers, ma spesso i comandi non sono associati a quello che noi vediamo poi visualizzato sui pulsanti. Lo stesso accade anche con altre control surface di altre marche. Dovremo quindi prendere appunti sul tipo di funzionalità che ogni pulsante assume in questa particolare situazione, almeno fin quando non verrà creata una patch nativa per Cubase come è stato fatto su Logic e su Studio One o su Pro Tools. Alcune software house hanno già sviluppato delle patch caricabili all'interno di Cubase che ci permettono di lavorare in maniera più integrata con il Fatherport. Ad esempio la 2K ha creato appunto una piccola patch da poter utilizzare con il Fatherport 8 che funziona anche in questo caso, ma soltanto sotto Windows. Torniamo nuovamente sotto Device e facciamo attenzione che ognuno dei Mackie Control si trovi sulla funzione Compatibility. Torniamo nuovamente sul Device, dopodiché una volta tornato sul mixer, tenendo premuto Zoom, possiamo stringere la visuale del mixer. Andiamo in alto, togliamo le tracce che non sono interessate da questo tipo di arrangiamento ed il nostro mixer è automaticamente sincronizzato con Cubase. Come vediamo, semplicemente toccando i fader ci spostiamo direttamente sui canali. Per muoverci tra le pagine clicchiamo su Channels e scrolliamo a gruppi di 8. Tutto il resto dei comandi viene rispettato, quindi mute, solo, la programmazione, il play, stop, il master fader, quindi andiamo verso il master finale, quindi eccolo qui, lo scroll all'interno della song, il movimento sui canali come abbiamo visto, eccetera. Ovviamente i nomi, in questo caso non si vede bene, ma i nomi dei canali sono presenti all'interno dei piccoli display di Fatherport 16, mentre come dicevo il resto delle funzioni va studiato e scritto. Dovrebbe arrivare presto anche una patch nativa per Cubase, inclusa nei prossimi firmware update di Fatherport 16. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e le finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale, lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!